Allora, buonasera, ben ritrovati. 29 maggio 2019, ore 14:36. Ricordiamo che siamo in diretta streaming. Nomino Scudatori, Capasso, Di Maiolo, Tito. Il figlio Capasso. E poi diamo la parola al segretario per l'appello. Grazie. Grazie Presidente, buonasera. De Magistris presente, Rocha Poli. Presente. Presente. Cagliazzi, Antonio. Presente. Capasso, figlio presente. Capasso, Francesco presente. Essere uno dei sostenitori dell'elezione diretta del sindaco, sapete anche il lavoro che qua facciamo
per cercare di dare più forza ai sindaci indipendentemente dal colore politico. Io penso che uno dei momenti democratici più belli del nostro paese, l'elezione del sindaco. Ovviamente anche io do il buon lavoro al vice sindaco, che sarà un lavoro difficile, lui lo farà in maniera assolutamente di correttezza nei confronti di tutti voi e dell'ente che rappresenta. Ovviamente assolutamente mi associo alla gratitudine per il lavoro assai elevato che ha fatto Salvatore Pace come vice sindaco nel corso degli scorsi mesi. Quindi andiamo. Allora mettiamo in votazione il punto 3 di quell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Allora andiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 18 e dei relativi allegati, delibera sindacale numero 104 dell'8 maggio 2019. Diamo la parola che la chiede insistentemente il consigliere Pio Cazzo. Prego. Grazie sindaco. Allora, brevemente, una breve relazione. La delibera che ci accingiamo a licenziare riguarda il rendiconto della gestione 2018. Questa gestione finanziaria ha fatto registrare un risultato di amministrazione pari ad €756.303.000, che costituisce un'espressione di solidità finanziaria e di adeguata disponibilità di risorse. Il fondo cassa al 31 dicembre 2018 è risultato pari a €540 milioni. Ha subito un incremento di circa 605 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. Tutto ciò ha consentito all'ente di disporre di una consistente liquidità, evitando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e a qualsiasi forma di indebitamento. La situazione di una sana e equilibrata gestione finanziaria dell'ente certifica altresì il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed è stata rilevata anche dal Collegio dei Revisori nella relazione al rendiconto della gestione, nella quale, nonostante le osservazioni sulla difficoltà di attuazione della procedura di recupero di alcune entrate tributarie, viene evidenziata la solidità finanziaria dell'ente e lo stato di non deficitarietà strutturale. L'avanzo di amministrazione invece del 2018, al netto degli accantonamenti e dei vincoli effettuati nell'esercizio, risulta essere pari a €388 milioni, corrispondente a circa il 51% dei risultati conseguiti. La tenuta finanziaria dell'ente ad oggi ha acquistato un valore molto significativo in un contesto in cui le manovre di finanza pubblica succedutesi, a seguito della legge di riordino delle province, hanno prodotto un progressivo deterioramento della finanza della provincia e della città metropolitana. Il contributo quindi alla finanza pubblica richiesto in questi anni dagli enti locali, sia attraverso misure di riduzione delle risorse finanziarie loro attribuite, sia mediante strumenti volti ad inasprire gli obiettivi di bilancio ed invariare le risorse, cosiddetto pareggio di bilancio, ha infatti creato costantemente le risorse dell'amministrazione destinate al finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali attribuite dalla legge. Gli accantonamenti dell'avanzo di amministrazione si sono ridotti sotto il profilo economico patrimoniale in maggiori oneri per l'amministrazione. L'esercizio 2018 si chiude con un risultato economico negativo pari a €61.000, riconducibili da un lato al peggioramento del saldo della gestione, caratteristica dovuta soprattutto ai maggiori accantonamenti, e dall'altro al risultato negativo della gestione straordinaria caratterizzato dal trasferimento obelegis alla Regione Campania di alcuni centri per l'impiego.
saldo comunque negativo è stato parzialmente sterilizzato dal miglioramento del risultato positivo della gestione finanziaria, imputabile sia al maggiore valore della partecipazione dell'ente determinato con il metodo del patrimonio netto, sia ai dividendi distribuiti dalla società partecipata al GESAC. Nel rispetto del vigente ordinamento contabile armonizzato per la copertura della succitata perdita di esercizio, si è fatto ricorso primariamente alle riserve disponibili fino a concorrenza delle stesse, rinviando agli esercizi successivi la quota di perdita eccedente al fine di assicurare adeguata copertura con i ricavi futuri. Ovviamente va il mio ringraziamento alla dirigenza dell'ufficio di ragioneria, a tutto lo staff che hanno lavorato proficuamente alla predisposizione degli atti e al risultato che abbiamo conseguito. Grazie. Grazie a lei, mettiamo in votazione il punto 4 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, per si alzare bene la mano, grazie. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Io, consentitemi un attimo due parole perché poi dovrò allontanarmi. Sì, posso? Grazie sindaco. Ma un attimo, dico due parole e poi le dirò la parola. No, volevo un attimo associarmi al ringraziamento che ha fatto il consigliere Elpidio Capasso, devo dire davvero a tutte le donne e gli uomini della città metropolitana di Napoli, ovviamente a cominciare da Lina Mine, ma non voglio fare nomi perché davvero c'è stato un grandissimo lavoro di squadra. Ma voglio ringraziare molto anche voi, perché credo che abbiamo fatto un lavoro che rimarrà nella storia della città metropolitana. Il lavoro sul piano strategico, sul bilancio e sul rendiconto ci consente, con l'approvazione di questi due atti, PEG e rendiconto, di mettere a disposizione dei nostri territori, cioè dell'area metropolitana di Napoli, 92 comuni, somme davvero significative, che vanno nell'interesse dei territori, dei cittadini, dei servizi, delle infrastrutture, sono risorse vere. Apprezzo molto, e dico anche questo, voi lo sapete, ma voglio dire pubblicamente che i progetti, così come ci eravamo detti, che stanno arrivando dai comuni, sono molto interessanti, vanno in linea con il piano strategico, vanno in linea con le cose che ci siamo detti, quindi significa che sta crescendo molto una maturità sul territorio, una sensibilizzazione, una correttezza nei rapporti istituzionali che ci mette al primo posto in Italia. Io non credo ci sono casi come questi dove c'è un piano strategico così imponente, tante risorse, fatto in modo così condiviso verso i territori, verso progetti seri, coinvolgendo tutti i sindaci, non facendo ragionamenti di appartenenze politiche. È veramente una bella pagina di politica e di istituzioni. Io di questo mi sento profondamente orgoglioso perché ci ho creduto dal primo momento, ma non sono ovviamente orgoglioso di me stesso, sono orgoglioso dell'istituzione che insieme rappresentiamo e del lavoro di squadra che abbiamo condiviso. Questo ci consente di lavorare con lo stesso spirito, con la stessa forza nelle prossime settimane, di far sì che questo piano viva nelle opere, nei servizi e possa soddisfare i bisogni e realizzare i diritti dei nostri concittadini. Noi come città metropolitana e come Consiglio metropolitano, io come sindaco, staremo sempre vicino ai sindaci, agli amministratori, ovviamente decideremo pure, perché siccome si tratta di un lavoro importante al quale teniamo, non ci sia qualcuno che si distrae, non ci sia qualcuno che devia dalla retta via, ma penso che su questo siamo tutti quanti impegnati. E chiudo dicendo che voglio confermare anche che non ho sbagliato a considerare il vostro apporto non solo doveroso ma anche leale. Io in questi mesi e in queste settimane mi sono sentito assolutamente tranquillo di far parte di una squadra dove ognuno, pur appartenendo a sensibilità politiche, a gruppi politici completamente diversi, si è lavorato veramente con un grande spirito istituzionale. E che questa pagina venga da sud e questa pagina venga da Napoli, io credo che questo per noi è un motivo di grande orgoglio. Se anche la discussione è stata rapida, non significa che non ci sia un grande lavoro, e la rapidità significa proprio che quando giochi di squadra a fare gol ci metti poco, e penso che noi oggi abbiamo fatto davvero un risultato importante. Ci tenevo a ringraziare tutti, perché credo che i frutti di questo lavoro nelle prossime settimane si vedranno, e di questo possiamo essere orgogliosi tutti.
tutti e 92 comuni, 3 milioni e mezzo di abitanti, il 56% del territorio della regione Campania, una delle aree urbane che produce più prodotto interno lordo del nostro paese. Non siamo Savona, ma siamo Volano del nostro paese, lo voglio sempre ricordare a voi. Grazie e buonasera. Grazie Sindaco, solo due parole aggiungo in quanto delegato al piano strategico. Convintamente, in quanto lei già ha detto, ci scriviamo una pagina importante per la città metropolitana, ma per i 92 comuni che rappresentiamo. Si è fatto un lavoro straordinario di sintesi con tutti i comuni, con tutti i sindaci, abbiamo lavorato di concerto con dei tavoli tematici, abbiamo coinvolto tutti e il mio più grande ringraziamento è doveroso qua agli uffici che ci hanno supportato in questa bellissima iniziativa. Lo voglio ricordare perché ci siamo insediati nel 2016 e lo possiamo dire con grande orgoglio, in questi 3 anni abbiamo dimostrato, al di là dell'appartenenza politica, di avere a cuore letteralmente il territorio. Grazie Sindaco per l'opportunità che mi ha dato. Grazie. Consigliere De Mario, prego. Solo per aggiungere che oggi è importante andare avanti, quindi velocemente cercare di fare gli atti. Io invece devo ritornare in consiglio per destinare queste somme. Il piano strategico, se magari la mia conferma di vincere. Per impegnare le somme sul piano strategico c'è bisogno della famiglia, voglio dire. Quindi abbiamo mi associo con il essere preciso è
riconoscimento del debito fuori bilancio, e questo articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267, importo 5.452,79, scaturito dalla sentenza numero 927117 del giudice di pace di Parano. Chi a favore alzi la mano, chi è contrario? Un attimo solo di attenzione, chi a favore alzi la mano, riconoscimento debito fuori bilancio numero 5, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene immediata esecutività, primo unanimità. Dichiarazione di immediata esecutività, chi a favore alzi la mano? Immediata esecutività, chi a favore alzi la mano? Riconoscimento del debito fuori bilancio. Numero 6 del riconoscimento del debito fuori bilancio anche l'articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267, importo 12.711,85, scaturito dalla sentenza 2018 del Tribunale di Torre Annunziata. Chi ha favore alzi la mano? Chi è contrario alzi la mano? Chi si astiene? Immediata esecutività, all'unanimità. Immediata esecutività, chi ha favore alzi la mano? Chi è contrario alzi la mano? Chi si astiene? Immediata esecutività. Alzate la mano, altrimenti
siamo in diretta streaming, qualcuno vorrebbe dire di stare e dire che non abbiamo data. Allora, un attimo solo. Mi richiamo solo un attimo all'attenzione. Allora, l'unanimità è stata approvata. Immediata esclusività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene, approvato. Anche in media rispetto. Allora, punto 12. Riconoscimento del debito per il bilancio. Abbiamo la votazione. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene, immediata esclusività. Unanimità, abbiamo dell'immediata esclusività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Caccia voti? Allora alziamo solo la mano. Allora vi ricordo che siamo in diretta, ci mettiamo 2 minuti ragazzi. 2 minuti ci mettiamo, se facciamo le cose ci mettiamo giusto 2 minuti. Vabbè. Allora, vogliamo l'immediata esclusività. Allora chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Unanimità, immediata esclusività votata. Punto 13, andiamo alla votazione. Chi è a favore alzi la mano? Alzi la mano chi è a favore? Capasso? Chi è contrario alzi la mano? Chi si astiene? Immediata esclusività. Adesso dobbiamo immediata esclusività sul punto 13. Chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, all'unanimità, punto approvato. Abbiamo la votazione del punto 14. Chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, immediata esclusività. Abbiamo l'immediata esclusività del punto 14. Chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. All'unanimità immediata. Votiamo il punto 14 e il punto 15. Chi è a favore alzi la mano? Chi è contrario alzi la mano? Iossa, ti chiede una cortesia. Votiamo. Che siamo in diretta. Vabbè. Allora, vediamo il punto di immediatezza del punto 14 e 15. Approvato l'allenamento. E adesso immediate significhità, siamo alla mano chi è favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene, immediate significhità, punto approvato. Punto 16. Chi è a favore alza la mano? E ragazzi, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, immediata esclusività, all'unanimità votiamo l'immediata esclusività, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene immediata esclusività, punto approvato. Punto 17, abbiamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene all'unanimità immediata esclusività, votiamo l'immediata esclusività, chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene immediata esclusività, punto approvato. Punto 18. Allora, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene immediata esclusività, votiamo l'immediata esclusività, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Immediata esecutività, punto approvato. Punto 19. Punto approvato. Vediamo il punto da posta, il punto 19. Allora, chi è a favore alzi la mano? Chi è contrario alzi la mano? Chi si astiene immediata esecutività? Vogliamo immediata unanimità, vogliamo immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano? Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, immediata esecutività, approvato.
chi ha favore alzi la mano, abbiamo la votazione, chi ha favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. E video. Possiamo? Ragusta, mi piace due minuti, se ti accomodi ci dai due minuti che si votiamo, ci do. Allora, votiamo l'immediata esecutività del punto 20, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene immediata esecutività, punto approvato. Allora, punto 21, si apre la votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene immediata esecutività, immediata esecutività della votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene immediata esecutività, approvato. Punto 22, chi apriamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è a favore alzi la mano. Votiamo per l'immediata esecutività, chi ha favore alzi la mano, chi si astiene che è contrario, l'unanimità approvato. Punto 23, chi ha favore, apriamo la votazione alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, unanimità approvato. Allora, punto 24, apriamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene all'unanimità, apriamo la votazione per immediata esecutività, chi ha a favore alzi la mano, unanimità approvato. Punto 25, chi ha a favore, apriamo la votazione, alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene immediata esecutività, apriamo la votazione per immediata esecutività, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene approvato. Punto 26, apriamo la votazione, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene all'unanimità, immediata esecutività, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, approvato. Solo le piedi, sempre a favore le piedi, a favore. Punto 27, apriamo la votazione, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, apriamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, unanimità, approvato. Punto 28, apriamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, unanimità, approvazione. Apriamo la votazione dell'immediatezza, chi è a favore alzi la mano, unanimità, approvato. Un attimo solo, se alziamo la mano, unanimità, unanimità. Allora, punto 30, chi è a favore, apriamo la votazione, alzi la mano, chi è contrario, alzi la mano, chi si astiene, immediata esecutività, votiamo l'immediata esecutività, chi è a favore, alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, approvato. Punto 31, chi ha a favore? Cirillo, Cirillo, si deve alzare la mano. Punto 31, apriamo la votazione sul punto 31, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene immediata esecutività. Votiamo l'immediata esecutività, chi ha a favore alzi la mano, chi si astiene che è contrario, l'unanimità approvato. Punto 32, apriamo la votazione, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, approviamo l'immediata esecutività. Apriamo la votazione, chi ha a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, l'unanimità approvato. Punto 33, chi ha a favore, apriamo la votazione, alzi la mano, Mattaloni. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Punto 32, immediata esecutività, alzi la mano, unanimità approvata. Allora, punto 33, chi ha a favore alzi la mano, apriamo la votazione, chi è contrario, chi si astiene, immediatamente.
Punto 34, abbiamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, unanimità, apriamo la votazione, alziamo la mano, chi è a favore, unanimità. Punto 35, chi è, apriamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, alzi la mano, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, votiamo l'immediata esecutività, apriamo la votazione, chi è a favore, chi si astiene, unanimità, approvato. Punto 36, apriamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, votiamo l'immediata esecutività, Pirozzi. Chi si astiene, chi è a favore, immediata esecutività. Approvato. Punto 36, apriamo la votazione. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi è contrario? Chi si astiene? Pirozzi. Immediata esecutività, unanimità, votiamo per immediata esecutività, apriamo la votazione. Contrari, chi si astiene, approvata l'unanimità. Punto 37. Allora, punto 38. Apriamo la votazione del punto 38. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività. Vogliamo l'immediata esecutività. Apriamo la votazione. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi è contrario, immediata esecutività. Vogliamo il punto 39, è basso. Chi è a favore alzi la mano, chi si astiene, chi è a favore alzi la mano, chi si astiene, immediata esecutività, alziamo la mano per il giro di immediata esecutività, chi è a favore, chi si astiene, all'unanimità, approvato. Punto 40, allora, chi è a favore, apriamo la votazione, alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, vogliamo l'immediata esecutività, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, approvato il punto 40, con immediata esecutività, apriamo la votazione del punto 41, chi è a favore, alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, vogliamo l'immediata esecutività. Chi è contrario, chi è a favore, alziamo la mano, votata con unanimità, approvato. Punto 42, chi è a favore alzi la mano, apriamo la votazione, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, proviamo e apriamo la votazione per renderlo immediato ed esecutivo, alziamo la mano, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, approvato all'unanimità. Punto 43, apriamo la votazione, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, votiamo per l'immediata esecutività, chi è a favore, chi si astiene, approvato, la Costa Pozzi, immediata unanimità, approvato, votiamo per il punto, 44, chi è a favore, apriamo la votazione, alzi la mano, chi si astiene, chi è contrario, immediata esecutività, unanimità, immediata esecutività, votiamo l'immediata esecutività, alzate la mano, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, approvato, punto 44, punto 45, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, votiamo, apriamo la votazione per renderlo immediatamente esecutivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, approvata l'unanimità. Punto 46, apriamo la votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, all'unanimità, approvato. Ci sono ancora due punti, se facciamo
ce l'hanno, allora abbiamo la votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità, votiamo l'immediata disponibilità, chi è a favore alza la mano, chi è contrario, chi si astiene, l'immediata disponibilità, un attimo solo, un altro punto, riconoscimento integrativo, punto 2, chi è a favore alza la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata disponibilità, votiamo, abbiamo la votazione, chi è a favore, chi è contrario, immediata disponibilità, grazie. C'è un ordine del giorno presentato da dei film, penso, dall'avvocato Coccia, vedo più film ma non si legge, Marrazzo, Maddaloni mi suggeriscono, Di Maio e Coccia, e Ragusta. L'oggetto della salvaguardia del complesso storico Leonardo Bianco e restituzione della batteria della città metropolitana di Napoli nei beni culturali di appartenenza. Forza il consigliere Coccia, come no, diamo la parola al consigliere Coccia. In questi giorni, ed anche oggi su Repubblica, per la verità non è mio, c'è un articolo che tratta del complesso di Leonardo Bianchi. Io credo che tutti, sia i napoletani sia quelli non napoletani, conoscano l'antico manicomio, si chiamava così, di Napoli, che è un complesso storico monumentale di un grandissimo valore sociale, costruito alla fine dell'Ottocento e che riguarda circa 80 immobili, 80 palazzine e l'intervento 27.000 metri quadri di giardino e bosco intorno. Tanto è vero che costituisce essere il terzo polo verde, meno male che c'è lo streaming, perché se dovessi contare sui consiglieri non avrei fortuna. Va bene? Allora, perfetto. Bene. Dicevo che è uscito sul giornale una notizia alquanto raccapricciata. Ragazzi, solo un attimo di attenzione che si parla di far ritornare presso la sede alcuni beni di proprietà della città metropolitana di Napoli. Quindi vi chiedo solo un attimo di attenzione, Cacciapoti, Raffaele, Di Maio, mi sono cortesemente, ci sta. No, un attimo solo, la Coccia ci sta illustrando, diamo un'integrazione all'ordine del giorno riguardante un bene di proprietà della città metropolitana e potrebbe ritornare in possesso dell'area metropolitana. Grazie. Grazie vice sindaco, grazie consiglieri che state perdendo un attimo del vostro tempo per questo ordine del giorno che però credo sia particolarmente importante. Il Leonardo Bianchi era detto l'ospedale dei Lazzi ed era l'ospedale praticamente di tutta la città metropolitana. Si tratta di 80 edifici all'interno di un enorme parco verde di 27.000 metri quadri.
dell'ex birreria Peroni, che tutti ricorderanno, perché era il luogo dove i napoletani andavano, non solo i napoletani, andavano a trascorrere le loro serate, perché con pochi, allora poche lire, si poteva mangiare pizza e birra, anche quelli diventati ipermercati, e sta distruggendo l'economia della zona, come di solito. Quando pare, dico, forse di proposito.
non so se ce la facciamo in numero legale. Ci siamo? Vabbè, allora vogliamo. Si astiene all'unanimità, in generale, se l'unità abbiamo.